La fisica moderna, una via con un cuore. Qualsiasi via è solo una via, e non c'è nessun affronto a se stessi o agli altri nell'abbandonarla. Se questo è ciò che il tuo cuore ti dice di fare, esamina ogni via con accuratezza e ponderazione. Provale tutte, le volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te stesso e a te stesso soltanto una domanda. Questa via ha un cuore? Se lo ha, la via è buona. Se non l'ha, non serve a niente. Carlos Castaneda. Gli insegnamenti di Don Juan. La fisica moderna ha avuto una profonda influenza su quasi tutti gli aspetti della società umana. Essa è diventata la base della scienza della natura e questa, insieme con la scienza applicata, ha mutato in modo sostanziale le condizioni di vita sul nostro pianeta, sia in senso positivo sia in senso negativo. Attualmente è difficile trovare un'industria che non si serva dei risultati della fisica atomica ed è ben nota l'influenza che questi hanno avuto sulla struttura politica del mondo attraverso la loro applicazione agli armamenti atomici. Tuttavia l'influenza della fisica moderna va al di là della tecnologia, si estende all'ambito del pensiero e della cultura, dove ha determinato una profonda revisione della concezione che l'uomo ha dell'universo e del proprio rapporto con esso. Nel Novecento l'esplorazione del mondo atomico e subatomico ha rivelato un inaspettato limite delle concezioni classiche e ha reso necessaria una revisione radicale di molti dei nostri concetti fondamentali. Per esempio, il concetto di materia nella fisica subatomica è completamente diverso dall'idea tradizionale di sostanza materiale della fisica classica. La stessa cosa vale per concetti quali spazio e tempo. O causa ed effetto. Questi concetti, tuttavia, sono fondamentali per l'immagine che ci forniamo del mondo circostante e con la loro radicale trasformazione è cominciata a cambiare tutta la nostra visione del mondo. Questi cambiamenti, determinati dalla fisica moderna, sono stati ampiamente discussi dai fisici e dai filosofi negli ultimi decenni, ma ben di rado ci si è resi conto che essi sembrano condurre tutti nella stessa direzione, verso una visione del mondo che somiglia molto alle concezioni del misticismo orientale. I concetti della fisica moderna presentano spesso sorprendenti corrispondenze con le idee espresse nelle filosofie religiose dell'estremo oriente. Sebbene queste corrispondenze non siano state finora discusse esaurientemente, esse furono rilevate da alcuni dei grandi fisici del nostro secolo, quando vennero in contatto con la cultura dell'estremo oriente, nei loro giri di conferenze in India, Cina e Giappone. Le tre citazioni seguenti possono servire come esempi. I concetti generali sul pensiero umano, messi in evidenza dalle scoperte della fisica atomica, non sono nel numero delle cose completamente nuove, che non si conoscono affatto e di cui non si è mai sentito parlare. Hanno una loro storia anche nella nostra cultura, è un posto più importante e centrale del pensiero buddista e indù. Ciò che troveremo sarà un'esemplificazione, una conferma, una versione più raffinata della saggezza antica. Per trovare qualcosa che corrisponda alla lezione offertaci dalla teoria atomica, dobbiamo rivolgerci a quel tipo di problemi epistemologici che già pensatori come Buddha e Lao Tzu hanno affrontato nel tentativo di armonizzare la nostra posizione di spettatori e attori a un tempo del grande dramma dell'esistenza. Il grande contributo scientifico alla fisica teorica venuto dal Giappone dopo l'ultima guerra può essere un indice dell'esistenza di un certo rapporto tra le idee filosofiche presenti nella tradizione dell'Estremo Oriente e la sostanza filosofica della teoria dei quanti. Lo scopo di questo libro è di esplorare tale rapporto con i concetti della fisica moderna e le idee fondamentali delle tradizioni filosofiche e religiose dell'Estremo Oriente. Vedremo come le due teorie fondamentali della fisica del XX secolo, la meccanica quantistica e la teoria della relatività, ci obbligano entrambe a considerare il mondo in un modo molto simile a quello degli indù, dei buddisti e dei taoisti, e come tale somiglianza risulti più marcata quando si osservano i recenti tentativi di unificare queste due teorie al fine di descrivere i fenomeni del mondo submicroscopico, cioè
le proprietà e le interazioni delle particelle subatomiche dalle quali è costituita tutta la materia. Qui le corrispondenze tra la fisica moderna e il misticismo orientale si fanno addirittura sorprendenti. Incontreremo spesso affermazioni per le quali è quasi impossibile stabilire se siano state formulate da fisici o da mistici orientali. Quando parlo di misticismo orientale, intendo le filosofie religiose dell'induismo, del buddismo e del taoismo. Nonostante che esse comprendano un gran numero di discipline spirituali e di sistemi filosofici sottilmente intrecciati, le caratteristiche fondamentali della loro concezione del mondo sono le stesse. Questa concezione non è limitata all'Oriente, ma si può trovare in una certa misura in tutte le filosofie con un orientamento mistico. Si potrebbe quindi riformulare in modo più generale il tema di questo libro dicendo che la fisica moderna ci porta a una concezione del mondo che è molto simile a quella dei mistici di tutti i tempi e di tutte le tradizioni. Tradizioni mistiche sono presenti in tutte le religioni ed elementi mistici si possono trovare in molte scuole della filosofia occidentale. Le corrispondenze con la fisica moderna non si riscontrano soltanto nelle Veda dell'induismo, nell'I Ching o nei sutra buddhisti, ma anche nei frammenti di Eraclito, del sufismo di Ibn Arabi o negli insegnamenti di Zhong Huan, lo stregone Yaki. La differenza tra il misticismo orientale e quello occidentale è che in Occidente le scuole mistiche hanno sempre avuto una funzione marginale, mentre costituiscono il filone principale del pensiero filosofico e religioso orientale. Perciò, per amore di semplicità, parlerò di concezione orientale del mondo e solo in qualche caso accennerò ad altre fonti di pensiero mistico. Se la fisica ci porta oggi a una concezione del mondo che è sostanzialmente mistica, in qualche modo essa ritorna alle sue origini, a 2500 anni fa. È interessante seguire l'evoluzione della scienza occidentale lungo il suo percorso a spirale, che partendo dalle filosofie mistiche dei primi filosofi greci, cresce e si dispiega in un impressionante sviluppo di pensiero intellettuale, allontanandosi progressivamente dalle sue origini mistiche, fino a raggiungere una concezione del mondo in netto contrasto con quella dell'estremo oriente. Nei suoi stadi più recenti, la scienza occidentale sta finalmente superando questa concezione e sta ritornando nuovamente a quella dei greci più antichi e delle filosofie orientali. Questa volta, tuttavia, essa non si basa soltanto sull'intuizione, ma anche su esperimenti di grande precisione e raffinatezza e su un formalismo matematico rigoroso e coerente. Le radici della fisica, come di tutta la scienza occidentale, vanno ricercate nel primo periodo della filosofia greca, nel VI secolo a.C., in una cultura nella quale scienza, filosofia e religione non erano separate. I saggi della scuola di Mileto, nella Ionia, non erano interessati a tali distinzioni. La loro aspirazione era scoprire la natura essenziale, ovvero la costituzione reale delle cose che essi chiamavano bois. Il termine fisica deriva da questa parola greca e perciò significa originariamente lo sforzo di scoprire la natura essenziale di tutte le cose. Naturalmente, questo è anche lo scopo principale di tutti i mistici, e in effetti la filosofia della scuola di Mileto era fortemente permeata di misticismo. La cultura greca successiva definì i filosofi della scuola di Mileto ilozoisti, cioè coloro che pensano che la materia sia animata, poiché non facevano alcuna distinzione tra anima e inanimato, tra animato e inanimato, tra spirito e materia. In effetti essi non avevano neppure un termine per indicare la materia, in quanto consideravano tutte le forme di esistenza come manifestazione della vice, dotata di vita e di spiritualità. Così Talete sosteneva che tutte le cose sono piene di dei e Anassimandro concepiva l'universo come una specie di organismo alimentato da uno pneuma, che è il respiro cosmico, allo stesso modo in cui il corpo umano è alimentato dall'aria. La concezione monistica e organicistica della scuola di Mileto era molto vicina a quella delle antiche filosofie indiane e cinesi. E le corrispondenze con il pensiero orientale sono ancora più forti nella filosofia di Eraclito e di Efeso. Eraclito credeva che il mondo fosse in perenne mutamento, in eterno divenire. Per lui la staticità dell'essere era pura illusione. Egli considerava il fuoco il principio universale,
simbolo del continuo scorrere e trasformarsi in tutte le cose. Riteneva che le trasformazioni nel mondo nascessero dall'azione reciproca dinamica e ciclica dei contrari e pensava ogni coppia di contrari come un'unità. A questa unità che contiene e trascende tutte le forze opposte dava il nome di Logos. La rottura di questa unità cominciò con la scuola eleatica, secondo la quale esisteva un principio divino al di sopra di tutti gli dèi e di tutti gli uomini. Questo principio fu inizialmente identificato con l'unità dell'universo. In seguito, tuttavia, fu visto come un dio intelligente e personificato che sta al di sopra del mondo e lo governa. Ebbe così inizio una tendenza di pensiero che alla fine condusse alla separazione tra spirito e materia e a un dualismo che divenne caratteristico della filosofia occidentale. Un passo decisivo in questa direzione fu compiuto da Parmenide di Elea, il cui pensiero era in forte contrasto con quello di Eraclito. Parmenide chiamava il suo principio fondamentale l'essere e lo considerava uno e immutabile. Riteneva impossibile il mutamento e giudicava pure illusioni dei sensi i cambiamenti che a noi sembra di percepire nel mondo. L'idea di una sostanza indistruttibile come causa della proprietà cangianti nacque da questa filosofia e divenne uno dei concetti fondamentali del pensiero occidentale. Nel V secolo a.C., i filosofi greci tentarono di superare l'acuto contrasto tra le concezioni di Parmenide e quella di Eraclito, allo scopo di conciliare l'idea dell'essere immutabile e con quella dell'essere eterno divenire. Essi sostennero che l'essere è manifesto in certe sostanze invariabili, le quali mescolandosi e separandosi danno luogo ai mutamenti che si verificano nel mondo. Questo portò al concetto di atomo, la più piccola unità indivisibile di materia, che trova la sua espressione più chiara nella filosofia di Leucippo e di Democrito. Gli atomisti greci tracciarono una netta linea di separazione tra spirito e materia, immaginando la materia composta da diversi mattoni fondamentali. Questi erano particelle completamente passive e intrinsecamente inerti, che si muovevano nel vuoto. La causa del loro moto non veniva spiegata, ma era spesso associata a forze esterne ritenute di origine spirituale e fondamentalmente diverse dalla materia. Nei secoli successivi questa immagine divenne un elemento essenziale del pensiero occidentale, del dualismo tra mente e materia, tra corpo e anima. Non appena si affermò l'idea di una separazione tra spirito e materia, i filosofi rivolsero l'attenzione al mondo spirituale, più che a quello materiale, all'anima umana e ai problemi etici. Questi problemi dovevano occupare il pensiero occidentale per più di 2000 anni, dopo l'apice raggiunto dalla scienza e dalla cultura greca nel V e nel IV secolo a.C. Le conoscenze scientifiche dell'antichità vennero sistematizzate e organizzate da Aristotele, il quale creò lo schema che doveva diventare la base della concezione occidentale dell'universo per 2000 anni. Ma Aristotele stesso era convinto che i problemi riguardanti l'anima umana e la contemplazione della perfezione di Dio fossero molto più importanti delle indagini nel mondo materiale. Il motivo per cui il modello aristotelico dell'universo non venne messo in discussione per tanto tempo fu proprio questa mancanza di interesse per il mondo materiale e la forte presa della Chiesa cristiana che sostenne le dottrine aristoteliche per tutto il Medioevo. Un ulteriore sviluppo della scienza occidentale doveva verificarsi solo nel Rinascimento, quando gli uomini cominciarono a liberarsi dall'influenza di Aristotele e della Chiesa e mostrarono un nuovo interesse per la natura. Verso la fine del 400 lo studio della natura fu affrontato per la prima volta con spirito realmente scientifico e vennero effettuati esperimenti per controllare le ipotesi teoriche. Poiché parallelamente si verificò un crescente interesse per la matematica, questo sviluppo condusse infine alla formulazione di teorie propriamente scientifiche, basate sull'esperimento ed espresse nel linguaggio della matematica. Galilei fu il primo a combinare conoscenza empirica e matematica e perciò viene considerato il padre della scienza moderna. La nascita della scienza moderna fu preceduta e accompagnata da uno sviluppo del pensiero filosofico che portò a una formulazione estrema del dualismo spirito-materia. Questa formulazione comparve nel 600 con la filosofia di René
Descartes, il quale fondò la propria concezione della natura su una fondamentale separazione tra due realtà distinte e indipendenti, quella della mente, res cogitans, e quella della materia, res extensa. La separazione cartesiana permise agli scienziati di considerare la materia come inerte e completamente distinta da se stessi, e di raffigurarsi il mondo materiale come una moltitudine di oggetti differenti, riuniti insieme in un'immensa macchina. Una siffatta concezione meccanicistica del mondo fu sostenuta da Isaac Newton, e su questa base costruì la sua scienza della meccanica e la pose a fondamento della fisica classica. Dalla seconda metà del Seicento alla fine dell'Ottocento, il modello meccanicistico newtoniano dell'universo dominò tutto il pensiero scientifico. Era accompagnato dall'immagine di un dio monarca che dall'alto governava il mondo, imponendo a esso la sua legge divina. Di conseguenza, le leggi fondamentali della natura ricercate dagli scienziati vennero considerate le leggi divine, invariabili ed eterne, alle quali il mondo era soggetto. La filosofia di Cartesio non fu solo importante per lo sviluppo della fisica classica, ma ebbe anche un'enorme influenza su tutto il modo di pensare occidentale fino ai giorni nostri. La famosa frase di Cartesio, Cogito ergo sum, ha portato l'uomo occidentale a identificarsi con la propria mente invece che con l'intero organismo. Come conseguenza della separazione cartesiana, l'uomo moderno è consapevole di se stesso nella maggior parte dei casi, come un io isolato che vive all'interno del proprio corpo. La mente è stata divisa dal corpo e ha ricevuto il compito superfluo di controllarlo. Ciò ha provocato la comparsa di un conflitto tra volontà cosciente e istinti involontari. Ogni individuo è stato ulteriormente suddiviso in base alle sue attività, capacità, sentimenti, opinioni, eccetera, in un gran numero di comportamenti separati, impegnati in conflitti inestinguibili, che generano una continua confusione metafisica e altrettanta frustrazione. Questa frammentazione interna dell'uomo rispecchia la sua concezione del mondo esterno, che è visto come un insieme di oggetti e di eventi separati. Si considera l'ambiente naturale come se fosse costituito da parti separate, che devono essere sfruttate da vari gruppi di interesse. Questa visione non unitaria è ulteriormente estesa alla società, che viene suddivisa in differenti nazioni, razze, gruppi religiosi e politici. La convinzione che tutti questi frammenti, noi stessi, nel nostro ambiente, nella nostra società, siano realmente separati, può essere vista come la causa fondamentale di tutte le crisi attuali, sociali, ecologiche e culturali. Essa ci ha estraniati dalla natura e dagli esseri umani nostri simili. Essa ha provocato una distribuzione delle risorse naturali incredibilmente ingiusta, che crea disordine economico e politico, un'ondata di violenza sia spontanea sia istituzionalizzata, che cresce sempre più. È un ambiente inospite, inquinato, nel quale la vita è diventata fisicamente e spiritualmente insalubre. La separazione operata da Cartesio e la concezione meccanicistica del mondo hanno quindi portato nello stesso tempo benefici e danni. Si sono rivelati estremamente utili per lo sviluppo della fisica classica e della tecnologia, ma hanno avuto molte conseguenze nocive per la nostra civiltà. È affascinante osservare come la scienza del XX secolo, nata dalla separazione introdotta da Cartesio e dalla concezione meccanicistica del mondo, e che anzi poté svilupparsi solo sulla base di una concezione del genere, superi oggi questa frammentazione e ritorni nuovamente all'idea di unità espressa nelle prime filosofie greche orientali. Al contrario della concezione meccanicistica occidentale, la concezione orientale è di tipo organicistico. Per il mistico orientale, tutte le cose e tutti gli eventi percepiti dai sensi sono interconnessi, collegati tra loro, e sono soltanto differenti aspetti o manifestazioni della stessa realtà ultima. La nostra tendenza a dividere il mondo percepito in cose singole e distinte e a sentire noi stessi come unità separate in questo mondo è considerata un'illusione che deriva dalla propensione della nostra mente a misurare e a classificare. Essa è chiamata avidya o ignoranza nella filosofia buddista ed è considerato uno stato di turbamento mentale che deve essere superato. Quando la mente è turbata, si produce il molteplice, ma il molteplice scompare quando la mente si acquieta. Le varie scuole del misticismo orientale, sebbene differiscano tra loro in molti punti particolari, sottolineano tutta l'unità fondamentale dell'universo,
che è la caratteristica principale del loro insegnamento. L'aspirazione più elevata dei loro seguaci, siano essi indù, buddisti o taoisti, è quella di diventare pienamente consapevoli dell'unità e della interconnessione reciproca di tutte le cose, di trascendere la nozione di sé come individuo singolo e di identificarsi con la realtà ultima. Il raggiungimento di questa consapevolezza, chiamata illuminazione, non è solo un atto intellettuale, ma è un'esperienza che coinvolge l'intera persona e che fondamentalmente è di natura religiosa. Per questo motivo, la maggior parte delle filosofie orientali sono essenzialmente filosofie religiose. Nella concezione orientale, quindi, la divisione della natura in oggetti separati non è fondamentale, ciascuno di tali oggetti ha un carattere fluido e continuamente mutevole. La concezione orientale del mondo è perciò intrinsecamente dinamica, e il tempo e il mutamento ne sono elementi essenziali. Il cosmo è visto come un'unica realtà indivisibile, in eterno movimento, animata, organica, materiale e spirituale nello stesso tempo. Poiché il movimento e il mutamento sono proprietà essenziali delle cose, le forze che causano il movimento non sono esterne agli oggetti, come nella concezione della Grecia classica, ma sono una proprietà intrinseca della materia. Corrispondentemente, l'immagine orientale della divinità non è quella di un sovrano che dirige il mondo dall'alto, ma quella di un principio che controlla ogni cosa dall'interno. Colui che risiedendo in tutti gli esseri, da tutti gli esseri è diverso, lui che tutti gli esseri non conoscono, per il quale tutti gli esseri sono corpo, lui che governa dall'interno tutti gli esseri, questo è il tuo Atman, l'intimo reggitore, l'immortale. Nei prossimi capitoli risulterà chiaro che i principi fondamentali della concezione orientale del mondo sono gli stessi che ritroviamo nella visione del mondo, che sta emergendo dalla fisica moderna. Lo scopo che mi propongo con queste pagine è di far capire come il pensiero orientale e più generalmente il pensiero mistico forniscano alle teorie della scienza contemporanea un importante e coerente riferimento filosofico. Una concezione del mondo nella quale le scoperte scientifiche dell'uomo possono trovarsi in perfetta armonia con le sue aspirazioni spirituali e la sua fede religiosa. I due temi fondamentali di questa concezione sono l'unità e l'interdipendenza di tutti i fenomeni e la natura intrinsecamente dinamica dell'universo. Quanto più profondamente penetriamo nel mondo submicroscopico, tanto più ci rendiamo conto che il fisico moderno, parimenti al mistico orientale, è giunto a considerare il mondo come un insieme di componenti inseparabili, interagenti e in moto continuo, e che l'uomo è parte integrante di questo sistema. La concezione del mondo organicistica, ecologica, delle filosofie orientali è senza dubbio una delle principali ragioni dell'immensa popolarità che essi hanno recentemente ottenuto in Occidente, specialmente tra i giovani. Nella nostra cultura occidentale, che è ancora dominata da una visione meccanicistica e frammentata del mondo, un numero crescente di persone ha visto in essa la ragione che sta alla base della diffusa insoddisfazione presente nella nostra società. E molti si sono rivolti alle vie orientali di liberazione. È interessante e forse nemmeno troppo sorprendente osservare come coloro che sono attratti dal misticismo orientale, che consultano le Qing, che praticano lo yoga o altre forme di meditazione, hanno in genere un marcato atteggiamento antiscientifico. Essi tendono a vedere la scienza e la fisica in particolare come una disciplina limitata da un punto di vista culturale, che impedisce all'immaginazione di esprimersi liberamente e che è responsabile di tutti i guasti della moderna tecnologia. Questo libro si propone di migliorare l'immagine della scienza, mostrando che esiste una sostanziale armonia tra lo spirito della saggezza orientale e la scienza occidentale. Esso tenta di far capire che la fisica moderna va ben al di là della tecnologia, che la via, il Tao della fisica, può essere una via con un cuore, una via rivolta alla conoscenza spirituale e alla realizzazione del sé. Da il Tao della fisica.